Melotti, sono il dirigente di questa scuola dal 1 settembre di quest'anno e pur cambiando scuola il mio percorso incrocia di nuovo la strada dell'associazione Canto Oggi. Quindi è con molto piacere che li ospitiamo di nuovo quest'anno in questa scuola, c'erano già stati l'anno scorso così come erano stati anche nella scuola che dirigevo precedentemente. Ed è un piacere perché appunto le serate, le conferenze, i temi non sono mai scontati, non sono mai banali, sono anzi decisamente interessanti e stimolanti sotto molti punti di vista, per cui la faccio veramente molto breve. Vi ringrazio della partecipazione, benvenuti e lascio la parola a Simone Montorfano che introdurrà la serata. Grazie a tutti voi della vostra presenza. Grazie per quest'anno della rassegna I volti del linguaggio. Un ciclo che abbiamo deciso quest'anno di dedicare alla giustizia, che abbiamo declinato nei diversi ambiti che avrete avuto modo di seguire durante le precedenti conferenze. Questa sera abbiamo pensato di chiudere puntando i riflettori su un tema quanto mai attuale e mi viene da dire anche quanto mai spigoloso, cioè il rapporto tra etica ed economia, tra giustizia ed economia, giustizia e finanza. Il titolo che abbiamo scelto per questa conferenza è Not My Business, quando l'economia tradisce l'etica. In sede di pianificazione di questa serata abbiamo cercato di soppesare al meglio i termini e le parole per cercare di non trasmettere un'accezione negativa del termine giustizia. Quando l'economia tradisce l'etica presuppone che cosa? Che ci sia una base di concordia tra queste due sfere, tra l'economia e l'etica, che in un certo qual modo possono essere proficue e benevole per l'uomo. Questa sera ci confronteremo su questo tema che vorrei introdurvi leggendovi un passo molto breve di un testo di John Kenneth Galbraith, che è stato un economista, ha collaborato anche nel gabinetto Kennedy, un libro che si intitola La società opulenta, che quando venne pubblicato creò qualche perplessità, qualche discussione, poi vi dirò in che anno è stato pubblicato. Scrive Galbraith: in un mondo dove tutti sono poveri, non c'è nulla di particolarmente straordinario nella povertà. Essa diviene straordinaria e anche meno perdonabile in una comunità dove la grande maggioranza della gente è benestante. E la spiegazione della povertà nella società ricca deve essere cercata negli aspetti generali e non in quelli particolari. Non deve essere cercata nella natura della società dei poveri, ma nella natura della società dei ricchi, che permette o impone ad alcuni di restare poveri a tal punto. Tutto ciò mi ha riportato alla nostra preoccupazione per la produzione e al nostro disinteresse per i servizi pubblici, istruzione, salute, assistenza sociale e problemi della vita urbana in generale, che sono quelli che possono offrire ai poveri o ai loro figli la possibilità di sfuggire alla loro condizione. John Kenneth Galbraith, La società opulenta, edito nel 1958. Ora, questa sera cercheremo di affrontare questi temi, di discutere, di confrontarci su questi temi con i nostri ospiti, i nostri tre relatori graditissimi, che sono il professor Emilio D'Orazio, che è un direttore di Politeia, che invito a raggiungermi al tavolo, la professoressa Cristiana Maria Schena, che è professoressa di economia negli intermediari finanziari presso l'Università Insubria di Como, e la dottoressa Sabina Siniscalchi, che è un consigliere di amministrazione di Banca Etica. Vi auguro buona serata, vi ricordo come al solito al termine poi la possibilità di un intervento di dibattito con il pubblico. Grazie.